benvenuti a tutti. Vi do due parole introduttive su quello che faremo insieme questa mattina in questo spazio dedicato al ruolo del formatore digitale. Io innanzitutto sono Lucia Rosati, sono una formatrice, ma soprattutto sono una persona curiosa che è appassionata fondamentalmente di tante cose nella vita, ma nello specifico di quelle che sono un po' le caratteristiche, le dinamiche del digitale e del mondo vasto, complesso delle tecnologie legate all'apprendimento. Quindi in qualche modo a quelli che sono i processi di apprendimento e a come i processi di apprendimento si legano al mondo del digitale. Sono una formatrice, lavoro in questo mondo da quasi 20 anni. Faccio parte dell'Associazione Italiana Formatori AIF, che è un'associazione che a livello nazionale raccoglie tutti i professionisti della formazione che a vario titolo si occupano appunto di processi di apprendimento, e all'interno appunto dell'associazione mi occupo proprio degli aspetti legati al distance learning, al digitale e alle tecnologie legate all'apprendimento. Il tema della riflessione che facciamo insieme questa mattina è proprio legato al ruolo del formatore, che in qualche modo abbiamo voluto chiamare formatore digitale, anche se io lo dichiaro subito, in qualche modo ho qualche perplessità rispetto a questo tipo di definizione, perché lo vedremo insieme, possiamo riflettere insieme se ha senso parlare piuttosto di formatore digitale o di formatore in senso più ampio, considerato proprio come in qualche modo un professionista che utilizza il digitale. Parleremo di quelle che sono quindi le competenze richieste dal formatore ad oggi e di come in qualche modo si è evoluta l'identità e la professionalità stessa del formatore. Quindi come si muove oggi un formatore e quello che gli viene richiesto dal mercato. La riflessione che facciamo, ovviamente la facciamo oggi, 18 giugno 2020, sulla scorta un po' dell'esperienza che abbiamo fatto in queste settimane, in questi 3 mesi di emergenza e di profondi cambiamenti rispetto a quello che è il mondo della comunicazione, della formazione, se vogliamo anche della didattica, ma in realtà è una riflessione che io porto nel mio piccolo, nella mia attività, che io porto avanti ormai da qualche anno all'interno dei percorsi di formazione formatori. Quindi potremmo dire che è una riflessione estremamente attuale, estremamente contingente, ma che prende un po' le mosse da lontano e che non è solo legata ovviamente a questo periodo di emergenza. Chiaramente quello che stiamo vivendo in queste settimane appunto amplifica, enfatizza anche da un punto di vista quantitativo alcuni processi, alcuni aspetti. Ma ripeto, il concetto di evoluzione in digitale del formatore è un concetto che ci appartiene ormai da qualche anno. Ecco, iniziamo la nostra riflessione quindi con due domande, no? Durante questo momento insieme cercheremo di rispondere a due domande fondamentali. Chi è il formatore oggi e quali sono appunto le competenze che deve possedere? Quindi da un lato lavoreremo sull'identità del formatore, quindi sul ruolo del formatore stesso, come si identifica, come si caratterizza e come si è evoluto appunto. A questo concetto chiaramente sono legate le competenze che è chiamato a possedere. E per ultimo vedremo anche alcuni strumenti, anche se lo dichiariamo subito, il focus della mattinata di oggi non è sugli strumenti, ma vedremo comunque degli strumenti operativi che possono essere, una volta si diceva la cassetta degli attrezzi del formatore, diciamo che possono essere considerati degli strumenti di aiuto, di utilizzo operativo proprio nelle attività quotidiane del formatore, ma la nostra riflessione parte proprio dal concetto di identità e dal concetto di competenza per arrivare poi a analizzare insieme alcuni strumenti operativi. È ovvio che il nostro obiettivo non è quello di andare nello specifico, nel dettaglio tecnico di ogni singolo strumento, ma faremo comunque una riflessione su quali strumenti possono essere appunto di supporto all'attività del formatore, come l'abbiamo definito formatore digitale. Innanzitutto cerchiamo di
dà una definizione, anche se non è assolutamente semplice, cerchiamo di dare una definizione del formatore. Chi è il formatore oggi e quali sono appunto le sue caratteristiche? Innanzitutto, definiamo il formatore come un professionista dei processi di apprendimento. Già qui abbiamo dei punti di riflessione importanti. È un professionista in quanto è colui che ha studiato, si è preparato, si è formato, ha sperimentato sul campo e si è appunto formato per questo tipo di professione che, lo sappiamo, è estremamente complessa e articolata e richiede tutta una serie di approcci e di competenze diversi. Professionista dei processi di apprendimento, quindi che lavora all'interno dei processi di apprendimento, che conosce in maniera forte, in maniera approfondita, le dinamiche e le risorse del web e del digitale. Quindi potremmo dire che si sa muovere bene, con consapevolezza, con efficacia, all'interno appunto del mondo digitale. E conoscendo queste dinamiche, queste risorse, le sa utilizzare, le sa attivare per facilitare quei percorsi di crescita e di sviluppo sia a livello individuale, quindi sia nelle persone che nelle organizzazioni. Quindi da questa definizione, abbiamo detto, esistono ovviamente tantissime definizioni che in qualche modo definiscono il concetto appunto di formatore, ma questa probabilmente mette l'accento proprio sull'utilizzo funzionale, se vogliamo, del web. Quindi il formatore digitale non è un fanatico, passatemi il termine, del web o un esperto di tutti gli strumenti. È essenzialmente un formatore che ha il proprio focus nei processi di apprendimento e nei processi di crescita, quindi si attiva per generare, per sviluppare, per accompagnare le persone nei processi di crescita, utilizzando in maniera professionale, consapevole ed efficace tutte quelle che sono appunto alcune di quelle che sono le possibilità date dal digitale. Ovviamente la riflessione che facciamo oggi è legata proprio al formatore che magari fino a pochi mesi fa ha fatto prevalentemente formazione in aula e che si trova se vogliamo, in qualche modo specializzarsi, studiare, formarsi su quelle che sono appunto le dinamiche del web. Non è un semplice riadattarsi, non è un semplice trasporre quello che abbiamo fatto in aula all'interno di una piattaforma, ma è proprio riflettere su una nuova, in qualche modo, identità della nostra figura professionale. Ecco, questo per me è un concetto veramente importante perché io ho la fortuna di fare questo lavoro ormai da tanti anni, sono circa 15 anni che faccio formazione online, da molto prima che nascesse Zoom, e ho sperimentato nel tempo tutta una serie di strumenti, di attività, di approcci. Ecco, questo mi permette magari di muovermi con un po' più di sicurezza, se vogliamo, di consapevolezza all'interno di queste piattaforme, di questo mondo. Ma l'esperienza che molti colleghi hanno sperimentato in queste settimane è stata anche, un'esperienza in qualche modo caotica, di difficoltà, di superamento di ostacoli molto molto forti. Quindi cercare innanzitutto di andare al di là della logica del adattarsi a qualcosa che cambia. No, dobbiamo essere consapevoli che sono assolutamente cambiate le regole del gioco, ma non sono cambiate 2 mesi fa, stavano cambiando da prima, e che noi, in quanto professionisti, dobbiamo avere tutto un set di competenze in più che andiamo ad integrare con quello che sono le nostre competenze professionali che caratterizzano appunto la nostra professione. Concetto importante, l'ho già in qualche modo anticipato: non esiste un formatore online, non esiste un formatore solo digitale, non esiste solo il formatore che fa webinar o che fa aula virtuale. Sì, può esserci un relatore che fa webinar, ma il concetto di formatore probabilmente è un pochino più ampio e abbraccia tutta una serie di dimensioni diverse. Esiste, dal mio punto di vista, quindi, un professionista che si muove con consapevolezza ed efficacia in un mondo che non è virtuale, ma è un mondo assolutamente reale e
particolarmente attuale, se pensiamo appunto alle esperienze delle ultime settimane. Quindi io uscirei anche un po' da questa dicotomia, se vogliamo, un po' anni 90, fra reale e virtuale. Esiste un mondo che è il mondo in cui le persone si incontrano e se parliamo di formazione è il mondo in cui le persone cercano di sviluppare dei processi di crescita, di sviluppo, di miglioramento, di acquisizione di competenze. Quindi, ripeto, non c'è il formatore online, c'è un professionista che deve necessariamente assumere tutta una serie di pezzetti, se vogliamo, di competenze in più, ma che si muove in un mondo molto, molto reale. Se pensiamo al concetto stesso, no, di competenza professionale, la competenza professionale è legata al contesto ed è legata al mercato. Quindi in un mondo, appunto, siamo a giugno del 2020, in cui molta formazione si sta in qualche modo svolgendo online attraverso piattaforme, attraverso ambienti, attraverso strumenti nuovi, è ovvio che appare indispensabile per i professionisti di questo settore avere anche questo tipo di competenze. Ma non distinguiamo più, a mio parere, appunto, tra il formatore solo d'aula o il formatore solo online, perché appare evidente che se vogliamo in qualche modo restare sul mercato in maniera efficace, in maniera consapevole, in maniera incisiva, dobbiamo necessariamente avvicinarci anche a questo tipo di mondo e esserne sempre più padroni e saperlo utilizzare per quelle che sono le nostre attività. Altro concetto fondamentale, a mio avviso, che ho sperimentato anche confrontandomi con molti colleghi, che è molto importante cercare di vincere quelle che sono le resistenze magari iniziali che molti colleghi possono avere nei confronti del digitale. Il digitale chiaramente è qualcosa di diverso rispetto alla relazione a cui siamo abituati magari in aula. È ovvio che alcune cose cambiano, ma non è necessariamente detto che il digitale debba essere visto come qualcosa di freddo, come qualcosa di avulso dalla relazione, dal contesto, ma è un modo diverso che è appunto se vogliamo, delle regole diverse, ma che ci può comunque permettere di realizzare processi di apprendimento, relazioni anche efficaci e generative, cioè che possono generare appunto processi di cambiamento, di sviluppo nelle persone e nelle organizzazioni. Quindi c'è un tema anche proprio legato al superamento della resistenza iniziale, che è assolutamente umana, normale e anche assolutamente comprensibile, spesso è legata anche alla poca familiarità con gli strumenti e con gli ambienti da un punto di vista anche tecnologico, ma è assolutamente indispensabile, non è più una scelta, quello che dico sempre nei miei corsi, non è più una scelta se essere online o non esserlo, è un dato di fatto e il nostro proprio primo obiettivo è quello di cercare di superare questa resistenza, se vogliamo, un po' anche ideologica, se mi permettete il termine, e cominciare a comprendere effettivamente come sono cambiate le regole del gioco. Ecco, quindi innanzitutto la mia riflessione, una volta compreso questo, quindi non c'è distinzione fra digitale e reale, ovviamente da un punto di vista di professionalità, quello che su cui dobbiamo lavorare è proprio il mondo delle competenze. E se volessimo provare a ragionare su quelle che sono le competenze standard richieste ad un formatore, così come lo conosciamo tutti, potremmo avere veramente un lunghissimo elenco di competenze che sono appunto richieste dal formatore stesso. Il formatore è un professionista, abbiamo detto che si muove nei processi di apprendimento e sa fare tutta una serie, sa gestire tutta una serie di attività e ha tutta una serie di competenze specifiche. Io qui, solo per in qualche modo inquadrare il tema, anche se sappiamo tutti benissimo che è un tema molto molto complesso, ho provato a elencare quelle che sono un po' le competenze principali, no? Richieste da un formatore. Quindi è un conoscitore dei processi di apprendimento, è un professionista che conosce e comprende i processi organizzativi all'interno delle organizzazioni anche molto complesse, sa comunicare con efficacia, sa gestire la comunicazione didattica all'interno dei gruppi di apprendimento, sa
utilizzare tutta una serie di approcci metodologici e didattici, sapendo identificare quelli che sono appunto gli approcci più appropriati, più indicati in ogni contesto. Quindi potremmo dire che sa progettare interventi formativi in linea con obiettivi, con contesto, con destinatari e così via. È ovviamente un professionista che ha delle solidissime direi, competenze disciplinari specifiche, cioè che sa, ovviamente conosce bene il proprio ambito disciplinare di riferimento e si muove con assoluta sicurezza in quel mondo specifico. È un professionista che sa lavorare sugli obiettivi, quindi che sa individuare, identificare insieme al cliente, insieme alle persone con cui sta lavorando, sa identificare quelli che sono gli obiettivi di apprendimento specifici, sa lavorare su quelli che sono i sistemi di verifica e di valutazione e alla luce di questo sa progettare tutta una serie di materiali didattici che possono essere anche molto diversi, sa utilizzare metodologie didattiche diverse, pensiamo alla formazione esperienziale, pensiamo a tanti approcci diversi alla formazione. Ecco, questo è solo un accenno, no? Per comprendere la complessità del mondo, delle competenze del formatore. E se facciamo proprio un passaggio in più e proviamo ad integrare in tutto questo anche la logica, la dimensione del digitale, il quadro si arricchisce di ulteriori elementi di, se vogliamo, di complessità, perché diventa ancora più importante. Io ho provato proprio a ricondurre in pochi elementi tutto questo mondo così complesso delle competenze legate alla figura professionale del formatore e abbiamo individuato quattro macro aree. C'è un'area che attiene un po' a quelle che sono le caratteristiche personali e all'approccio, se vogliamo, del formatore in quanto persona che comunque si mette in gioco e entra in una relazione. C'è l'area metodologica, adesso poi le vedremo meglio, l'area disciplinare ed infine l'area digitale, che è un po' quella sulla quale ci focalizziamo oggi insieme. Partiamo dalla dimensione personale, perché il formatore, l'abbiamo detto, è un professionista che entra soprattutto in una dinamica di crescita, di cambiamento, di evoluzione e in quanto tale deve avere tutta una serie di, se vogliamo, anche di caratteristiche personali, quindi la consapevolezza, l'approccio positivo, l'approccio propositivo, una flessibilità di fondo, un'apertura, una motivazione ovviamente che sta alla base, ma è anche un professionista che è abituato in qualche modo a fare anche un lavoro individuale, lavora su tutte quelle che potremmo, per utilizzare un termine molto molto utilizzato, a volte anche un po' abusato, lavora ovviamente su tutte quelle che sono le soft skills, che sa lavorare sulla dimensione proprio anche della relazione. Quindi essenzialmente, se vogliamo analizzare questo schema partendo appunto dal primo quadrante, è un professionista che sa mettere in campo tutta una serie di aspetti legati proprio anche alla dimensione personale. È un professionista che conosce benissimo gli aspetti metodologici, quindi sa, come abbiamo detto prima, sa progettare un percorso formativo, sa identificare quelli che sono gli obiettivi, quelli che sono gli elementi di valutazione, tutti quelli che sono gli esercizi, conosce bene quelle che sono le tecniche di aula, quindi è un professionista che non solo ha fatto un lavoro, potremmo dire, su se stesso, ma che conosce tutti quelli che sono un po' gli strumenti classici della professione. Abbiamo detto la dimensione disciplinare, quindi conosce benissimo il proprio ambito su cui si muove, ma in più, abbiamo detto, è un professionista che si muove con consapevolezza, con efficacia, anche nel mondo della formazione, appunto, digitale, cioè nel mondo digitale per rendere ancora più efficace proprio il proprio agire didattico formativo. E da un punto di vista digitale distinguiamo due macro aree, un aspetto più legato ad un mindset, quindi ad un approccio, ed un aspetto un po' più tecnico che abbiamo identificato in maniera anche, se vogliamo,
semplicistica quasi, no? Per semplificare, proprio per ricondurre a semplicità, un modello che è il modello 6C. Ecco, proviamo a concentrarci su questo aspetto. Dato per in qualche modo scontato, se vogliamo, che il formatore che vuole integrare le proprie competenze con gli effetti digitali ha già assoluta padronanza di tutte le tre aree precedenti, vediamo proprio cosa si intende per competenza digitale in questo caso specifico. Abbiamo detto un aspetto legato ad un mindset e un aspetto legato a aspetti un po' più tecnici attraverso il modello delle 6C. Ovviamente per mindset non ci soffermiamo a lungo su questo aspetto, però indubbiamente è fondamentale innanzitutto una apertura nei confronti di quelli che sono i cambiamenti, una flessibilità di fondo che ci permette di decidere di utilizzare anche strumenti e ambienti diversi a seconda di quello che è l'obiettivo e il contesto in cui ci troviamo, ma anche una certa propensione alla sperimentazione. Lavorare nel digitale significa essere disposti a sporcarsi le mani, a sperimentare, a testare, a valutare i risultati di quello che stiamo facendo. Quindi, ad esempio, scegliere uno strumento, e tra poco parleremo di strumenti, scegliere uno strumento, identificare come provare ad utilizzare quello strumento e poi metterlo veramente in pratica. Quindi, testare, sperimentare, valutare come quello strumento può essere utilizzato e verificare se quello strumento appunto può essere efficace o meno per noi. È ovvio, concetto molto molto noto, molto semplice se vogliamo, ma sempre fondamentale, è ovvio che gli strumenti non sono sempre efficaci in assoluto, ma vanno contestualizzati. Cioè il nostro lavoro è proprio quello di, in questo senso ovviamente, proprio quello di capire quale può essere lo strumento più indicato per noi in un momento specifico della nostra attività. Quindi il mindset inteso proprio da questo punto di vista, quindi un approccio votato in qualche modo alla flessibilità, all'apertura, alla sperimentazione, ma anche alla velocità, il digitale veloce. Abbiamo visto, se pensiamo anche a quanto velocemente, no? Siamo stati chiamati, chi non era magari particolarmente abituato a cambiare la nostra abitudine formativa in queste settimane, in questi mesi, abbiamo visto che la velocità è probabilmente uno degli elementi fondamentali, quindi la nostra capacità di rispondere velocemente a quelle che sono le richieste del mondo, che come abbiamo detto prima non è più un mondo virtuale, ma è assolutamente un mondo reale e attualissimo. Ecco, modello delle 6C. Modello delle 6C, facciamo un passo indietro, ripeto, non è chiaramente un modello esaustivo, ma è un tentativo di semplificare e di raccogliere un po' quelle che sono le competenze tecniche del formatore digitale. Quindi abbiamo detto che un formatore è un professionista che ha tutto quel bagaglio di competenze, diciamo, più tradizionali, se vogliamo, e che da un punto di vista digitale lavora su un approccio appunto orientato alla flessibilità, all'apertura, alla sperimentazione, e che da un punto di vista un po' più tecnico, un po' più operativo, deve avere una serie appunto di competenze più specifiche che cerchiamo di semplificare, di sintetizzare attraverso questo modello. Abbiamo quindi individuato una serie di macro, se vogliamo, macroattività che il formatore è chiamato a svolgere. E per ognuna di queste macroattività è ovvio, lo ripeto, che essendo un modello, è un tentativo di semplificazione che non vuole essere chiaramente esaustivo e completo di tutto questo fenomeno così complesso, ma vuole comunque aiutarci a fare ordine. Quindi, da questo punto di vista, diciamo che un formatore deve essere in grado di fare tutta una serie di attività da un punto di vista digitale, e per ognuna di queste aree di attività vedremo alcuni, citeremo soprattutto alcuni strumenti possibili. È chiaro che da un punto di vista degli strumenti il mondo è pressoché infinito,
ed è in continua e rapidissima evoluzione. Quindi gli strumenti che magari citerò adesso in questo momento, magari come dire, fra qualche settimana non saranno più attuali, potranno sicuramente esserci nel mercato strumenti ancora più efficaci, ancora più specifici, però il nostro obiettivo in questo momento è proprio quello di capire cosa siamo chiamati a fare, di capire cosa è importante saper fare da un punto di vista proprio di competenze digitali nel nostro lavoro e vedere alcune possibili soluzioni, consapevoli che dal punto di vista dello strumento specifico questo mondo è in costante evoluzione, proprio possiamo dire quotidiana, no? Gli strumenti nascono costantemente in maniera molto molto veloce, molto rapida, il concetto di rapidità, di cambiamento, di flusso di cambiamento costante che dicevamo prima. Quindi vediamo quali sono queste 6 C. Innanzitutto c'è un tema fondamentale che è il tema della comprensione. Un professionista dell'apprendimento che sa muoversi, abbiamo detto, nel digitale, che sa utilizzare, se passatemi il termine, anche sfruttare in qualche modo il digitale, è innanzitutto un professionista che ha una consapevolezza, una comprensione forte di cosa? Del contesto, dei cambiamenti e anche, soprattutto, se andiamo nello specifico, del contesto in cui si sta muovendo all'interno di un percorso di formazione. Facciamo un esempio, se stiamo lavorando all'interno di un progetto formativo, ad esempio all'interno dell'azienda, è ovvio, di un'azienda o di un'organizzazione più ampia, è ovvio che il nostro primo obiettivo è quello di cercare di comprendere quelle che sono le dinamiche, quelle che sono in qualche modo i meccanismi che stanno alla base dell'organizzazione stessa, ovviamente per quanto è possibile. Quella che una volta si chiamava, nella teoria classica della formazione, quella che si chiamava analisi dei fabbisogni, quindi comprendere la realtà in cui ci muoviamo, il contesto in cui ci muoviamo e analizzare quelli che sono i bisogni, sia a livello, diciamo, di organizzazione, ma anche a livello specifico. Quindi una prima macro attività è proprio quella legata alla comprensione. Formatore digitale è un professionista che all'interno di un processo di formazione sa comprendere bene dove si sta muovendo, il contesto in cui opera, quelli che sono i bisogni, appunto, quelle che sono le caratteristiche delle persone con cui sta lavorando. E vedremo che per questo tipo di attività esistono degli strumenti che ci possono essere molto molto utili. Altra macro C, ovviamente il formatore è anche un professionista che non solo ha un bagaglio di conoscenze, che parliamo proprio di conoscenze specifiche consolidato nel tempo, ma è anche e soprattutto un professionista che studia, che si informa, che si aggiorna, che fa formazione, quindi che in qualche modo deve saper utilizzare tutte quelle che possono essere anche le informazioni, gli input che gli arrivano dal web, quindi che deve saper gestire anche il mondo, anche qui pressoché infinito, di fonti e di input che gli sono utili nel proprio lavoro. Andando avanti, poi li vediamo anche in riferimento agli strumenti, il formatore digitale è colui che costruisce percorsi di apprendimento, costruisce corsi, costruisce lezioni, costruisce attività, esercitazioni, a volte costruisce storie, perché no? Costruisce percorsi, costruisce corsi, strade anche se vogliamo. Quindi c'è tutta la dimensione in questa C, c'è tutta la dimensione della macro-progettazione. Noi sappiamo che nel mondo della formazione si distingue fra macro progettazione e micro progettazione. Ecco, il formatore digitale è un professionista che sa progettare un intervento formativo di durata ovviamente variabile, quindi non stiamo ovviamente a scendere nel dettaglio, utilizzando anche magari degli strumenti del web che gli possono proprio essere utili nella fase di progettazione. Una volta fatta la progettazione, il formatore è anche probabilmente chiamato a costruire, a creare in qualche modo quelli che sono ad esempio, i materiali didattici.
pensiamo a una delle competenze più semplici, se vogliamo, ma in realtà molto molto delicata in questo senso del formatore, che è quella ad esempio di creare le famose slide. Spesso, come dire, ci scontriamo un po' con questo aspetto molto pratico della nostra professione, ma che in realtà è fondamentale. Ecco, in realtà dietro ad un gesto apparentemente così semplice esiste un mondo, no? Di competenze legate proprio alla progettazione, al design, all'uso dei colori, all'uso degli strumenti e così via. Quindi, e la presentazione multimediale è solo uno dei possibili format, se vogliamo, di contenuti, di materiali didattici. Quindi la creazione dei materiali didattici, pensiamo, non so, a un video, pensiamo a un'infografica, ad una mappa mentale, pensiamo ad una presentazione e a qualsiasi altro tipo di materiale didattico. Infine, le ultime due C, che sono in realtà fondamentali, che se vogliamo stanno alla base un po' di tutto, sono legate alla comunicazione, alla condivisione e al coinvolgimento. Quindi come mantenere appunto il processo di relazione con le persone con le quali sto lavorando, come coinvolgerle e come condividere anche i materiali, che spesso è uno degli aspetti veramente importanti, no? Perché dà anche concretezza a quello che stiamo facendo, a quello che abbiamo fatto. Quindi mettere a disposizione tutta una serie di risorse. Vediamo quindi nello specifico quelli che possono essere alcuni strumenti che per la mia, qui parlo a titolo veramente molto personale, molto legato alla mia esperienza, per la mia esperienza sul campo possono essere utili, consapevoli appunto, come abbiamo detto, che in questo modello gli strumenti possono essere veramente tantissimi e la scelta anche degli strumenti è legata a tutta una serie di fattori. Solo a titolo veramente di input è importante scegliere gli strumenti innanzitutto in base al contesto, in base all'obiettivo, ma anche in base alla facilità e alla immediatezza d'uso. Cosa significa? Che uno strumento troppo troppo complesso, se poi deve essere condiviso con altre persone, rischia di diventare un ostacolo al processo formativo in sé. Quindi il mio consiglio, in base alla mia esperienza, è sempre quello di cercare di utilizzare strumenti semplici, strumenti immediati, che non sempre magari sono così incisivi dal punto di vista proprio della dimensione dello spettacolo, quindi non sono così fantastici, se vogliamo, e non colpiscono così tanto, ma che sono efficaci da un punto di vista didattico formativo. Ricordiamoci sempre che noi siamo qui per lavorare su come rendere più efficace il nostro intervento formativo. Quindi concentriamoci su quelli che sono gli strumenti che hanno senso in un determinato momento, in un determinato contesto, ma che soprattutto possono essere utilizzati con facilità, sia nel nostro caso, quindi per il nostro lavoro, ma che soprattutto possono essere utilizzati con velocità, facilità e immediatezza dalle persone con le quali stiamo lavorando. Nel momento in cui lo strumento è troppo difficile, diventa un ostacolo al processo di apprendimento. Quindi vediamo ora per ciascuna di queste C alcuni possibili strumenti che abbiamo in qualche modo testato. La prima C abbiamo detto che è quella del comprendere, no? Quindi la comprensione del contesto, dei bisogni, della realtà in cui ci muoviamo, delle dinamiche in cui siamo chiamati a muoverci, ma anche a volte, se pensiamo ad esempio ad una dimensione un pochettino più operativa, un pochettino più pratica, quando progettiamo un intervento, una delle prime cose importanti che andiamo a fare è proprio quella di verificare, comprendere il livello di ingresso rispetto ad un determinato tema delle persone con le quali stiamo lavorando. Quindi la cosa che spesso siamo proprio chiamati a fare è quella di cercare di comprendere, in un'ottica di analisi di fabbisogni, anche il livello di conoscenze, di competenze pregresse dei partecipanti rispetto ad uno specifico tema. Come si fa questo da un punto di vista digitale? Quali sono gli strumenti da un punto di vista digitale che possono aiutarci in questo senso? Ne esistono tanti, ovviamente. Io qui mi focalizzo su due nello specifico, che sono Mentimeter e Google Moduli.
Nello specifico, Mentimeter è uno strumento molto semplice, molto d'impatto, che ci permette di avere un feedback immediato rispetto ad una domanda. Lo scenario tipico è proprio quello di proiettare, condividere una domanda e i partecipanti riescono, tramite il proprio dispositivo, quindi tramite un dispositivo mobile o tramite PC, riescono a dare il proprio feedback, a dare il proprio contributo in maniera immediata, estremamente semplice, e il formatore di conto riesce ad avere proprio una panoramica immediata di quelle che sono appunto le risposte, i contributi dati dall'aula. È uno strumento semplicissimo, consiglio a tutti di andare a, chi non lo conosce ovviamente, di andare a sperimentarselo. Ovviamente gli strumenti che cito, quelli che cito sono tutti strumenti che possiamo utilizzare in forma gratuita, quantomeno per le funzionalità di base, per cui assolutamente accessibile. Consiglio a tutti, chi non lo conosce, di andare a sperimentare questo strumento. Poi, ovviamente in questo materiale vedete che ci sono tutti i riferimenti, perché è probabilmente uno degli strumenti più semplici in questo momento, ci permette di avere un feedback immediato ed è uno strumento, attenzione, che si può utilizzare sia nella formazione in remoto, quindi attraverso un'aula virtuale, come si chiamava una volta, un webinar, o anche in aula, quindi per integrare momenti di attività in una lezione magari più tradizionale. Quindi Mentimeter per avere il feedback diretto, immediato. Un altro strumento che probabilmente invece molti già conoscono, che però può esserci molto utile nell'analisi delle esigenze, nell'analisi dei fabbisogni, è Google Moduli. Quindi pensare a come utilizzare Google Moduli, ad esempio, per acquisire tutta una serie di informazioni importanti rispetto alle aspettative che un partecipante ha di un percorso, di un progetto, di una lezione, di un'attività. Quindi molto, molto, anche in questo caso, semplice da utilizzare. Richiede ovviamente qualche minuto in più di progettazione, ma essendo uno strumento anche molto noto, molto famoso, sicuramente molti di voi già lo conoscono. In questo caso specifico è molto utile, ad esempio, per valutare il livello di competenze in ingresso rispetto ad un tema, quindi strutturare una serie di domande per comprendere ogni singolo partecipante a che livello sta all'interno di un percorso. Gli altri strumenti che qui ho citato, il più classico Google, in realtà è fondamentale sempre partire da una ricerca, la Jamboard, che è una lavagna condivisa, molto interessante, che anche in questo caso fa parte del suite di Google, viene utilizzata molto anche nel mondo della didattica a distanza, quindi in ambiti scolastici, che permette di condividere una lavagna. Quindi è il formatore che imposta una lavagna, ma una volta condivisa tutti gli altri partecipanti riescono a dare il proprio contributo, quindi magari a esplicitare perplessità, domande, aspettative, eccetera. È un pochino più complessa, anzi diciamo molto più complessa, ma estremamente interessante, è ad esempio anche Mural, che è sempre nella logica della collaborazione e della condivisione. I due, ripeto, i due più immediati da utilizzare indubbiamente Mentimeter e Google Moduli. Dovessimo fare una scelta, vi consiglierei proprio di partire da Mentimeter. Nella seconda C, la dimensione del conoscere, del gestire la conoscenza, di gestire il flusso di informazioni, io consiglio sempre Evernote, che anche in questo caso è uno strumento molto noto, molto semplice, ma molto molto utile per organizzare tutte quelle che sono le informazioni che noi andiamo a trovare quando facciamo una ricerca online. Sappiamo tutti che cercare qualcosa online è a volte molto semplice, molto immediato, ma la facilità, l'immediatezza a volte può diventare anche un elemento di criticità, perché facciamo fatica a volte a tenere traccia di tutte le informazioni che troviamo. Evernote è un, potremmo definire un sistema per prendere note di qualsiasi tipo e per archiviare le note, che possono essere ritagli di pagine web, possono essere note vocali, possono essere appunti, possono essere immagini. Ecco, è un sistema evoluto per organizzare, classificare le
note. Quindi se il formatore è colui che si forma, che è colui che cerca informazioni, che studia, che conosce, tramite questo dispositivo, questo strumento, scusatemi, può tenere traccia di tutto il suo processo di ricerca e di, se vogliamo, anche studio, perché è importante anche questa dimensione. Nella dimensione della costruzione abbiamo detto prima, stiamo parlando del costruire percorsi didattici, quindi costruire un corso, costruire un progetto, costruire un modulo. Uno strumento che io consiglio in questo caso sono tutti quegli strumenti legati alla creazione delle mappe mentali in digitale. MindMapple è uno dei tanti, ma ne esistono veramente tantissimi. Sono sicuramente soluzioni molto molto efficaci perché ci permettono di disegnare. A me piace molto la logica progettazione, è fondamentalmente un disegnare, se vogliamo, no? Ci permettono di disegnare proprio in maniera immediata il nostro percorso formativo. Anche qui ne abbiamo diversi, io consiglio di partire da MindMapple oppure altri programmi per la creazione delle mappe mentali nella logica proprio della costruzione di un progetto di un percorso di formazione. Per quello che riguarda la creazione, abbiamo detto che una volta che ho compreso dove sto, in qualche modo, dove mi sto muovendo, una volta che ho acquisito tutte le fonti, tutte le informazioni che mi servono, tutto il materiale, ho disegnato il percorso, è arrivato il momento in cui devo andare a realizzare i materiali didattici, quindi presentazioni, quindi un'infografica, quindi uno schema, un video, un tutorial, e qui veramente i formati possono essere tanti. Prezi, molti di voi lo conoscono, è uno strumento sicuramente interessante che va probabilmente utilizzato con, come dire, con attenzione, nel senso che probabilmente non può sostituire, dal mio punto di vista, delle presentazioni più, se vogliamo, più tradizionali, a patto che le presentazioni siano fatte bene, ovviamente, ma che può essere molto interessante in brevi momenti del percorso. Un altro strumento che molti conoscono, ma che magari non hanno mai utilizzato da un punto di vista di creazione di materiale didattico, è Canva. Sapete tutti che Canva è un sistema molto diffuso, molto efficace per creare grafiche in maniera semplice senza in qualche modo essere necessariamente dei grafici. Ovviamente è una soluzione che vuole permettere ai non addetti ai lavori appunto di creare delle grafiche. Ecco, siamo abituati a pensarlo ad esempio per i post dei social, ma anche qui vi consiglio di farci un giro. C'è ad esempio la sezione presentazione, che è una sezione proprio dedicata alla creazione di presentazioni, ad esempio per interventi formativi. Quindi come preparare uno speech, come preparare un materiale per una lezione, per un intervento, per un seminario attraverso appunto Canva. Gli altri due strumenti che qui cito, che comunque avete a disposizione, sono iSpring e Rise, che sono due strumenti un pochettino più evoluti per i detti lavori, che però sono assolutamente interessanti, quantomeno da in qualche modo da andare a vedere. Abbiamo le ultime due C, condividere, molto, molto importante, assolutamente fondamentale quando si pensa ad una formazione che vive anche di digitale, ecco, predisporre degli ambienti di condivisione delle risorse e dei materiali, sia che siano materiali in qualche modo messi a disposizione dal docente, ma anche che siano materiali elaborati, ad esempio, dai partecipanti. Se pensiamo ad un project work, ad un qualsiasi elaborato, dobbiamo assolutamente pensare ad un ambiente di condivisione. I più classici sistemi di cloud come Google Drive, Dropbox, sono sicuramente sistemi estremamente efficaci, estremamente funzionali. Possono esistere anche alternative. Un'alternativa che io consiglio sempre, anche in questo caso molto utilizzata anche in ambito scolastico, è Padlet. Vi consiglio proprio di farci una passeggiata, che è molto carino come strumento, estremamente semplice, probabilmente uno dei più semplici di quelli che
che stiamo citando, ma molto intuitivo. E anche qui si possono creare degli spazi dove tutte le persone, ovviamente condividendo una password, condividendo il link, tutte le persone possono condividere qualsiasi tipo di materiale. Quindi diventa una sorta di raccoglitore. Da un punto di vista grafico molto carino, molto accattivante, molto, se vogliamo, anche un po' ludico, quindi molto simpatico, colorato, eccetera, molto accattivante appunto, per condividere risorse di diverso tipo. In maniera più evoluta, più lato business, c'è anche Trello, che però richiede probabilmente un impegno maggiore anche in termini di approccio. L'ultima C, così siamo stati nei tempi, ovviamente è la C del comunicare, e qui io così, insomma, ho messo a descrivere tutto con la faccina, e c'è tutto il mondo che conosciamo, quindi sistemi di videoconferenza, Zoom, Meet, ma anche tutto quello che classicamente utilizziamo appunto per la, se vogliamo, per la comunicazione più tradizionale. Pensiamo anche al mondo dei social. Quindi domandiamoci sempre quale strumento possiamo utilizzare nel nostro contesto per comunicare. Un ultimissimo passaggio, poi abbiamo tempo per le domande. Sintetizzando, gli elementi che dobbiamo tenere in considerazione sono tre: lavorare nella logica del progetto, quindi cosa voglio ottenere, per quale obiettivo e senza improvvisare, scegliere gli strumenti in base all'obiettivo, a quello che voglio realizzare e alla loro facilità di utilizzo, e poi ricordiamoci sempre quell'approccio legato alla curiosità, alla sperimentazione e soprattutto ad una flessibilità di fondo. Ecco, questa a mio avviso proprio è la sintesi di tutto quello che abbiamo in qualche modo accennato in questa prima parte. Non so se ci sono delle domande. Ciao Lucia, Perfetto, eccoci. ciao, ci sono. Siamo stati nei tempi, eh? Assolutamente sì, precisissima e non mi aspettavo che questo da te, venendo a parlarci di formazione digitale. Non sono ancora arrivate domande, ma invito il pubblico a farne in questo momento all'interno della chat, così da potertele porre. Hai analizzato secondo me tutta una serie di punti fondamentali all'interno di un processo di formazione online. Che noi stessi abbiamo sperimentato e visto negli ultimi 3 mesi di live in cui abbiamo appunto cercato di portare contenuti formativi in piattaforma. Esatto, sì, diciamo che il mio obiettivo questa mattina era proprio quello di condividere più che una serie di strumenti, perché poi lo sappiamo tutti, una volta che abbiamo compreso l'efficacia dello strumento, poi troviamo tutorial, troviamo veramente tante risorse online, ma prima di arrivare a quel livello, a mio avviso, è importante inserire il singolo strumento in una progettualità ben precisa, cioè domandiamoci cosa voglio fare e quali possono essere gli strumenti che mi aiutano in quello che voglio fare. Quindi non è un utilizzo tout court dello strumento che va di moda, ma è lo strumento inserito in una, appunto, progettualità macro e micro ben precisa. Quindi andiamo un pochettino al di là dal mio punto di vista dello strumento nelle sue specificità. Poi ogni strumento chiaramente può essere più o meno complesso e necessita di un approccio professionale, quindi dobbiamo studiarlo, sperimentarlo, conoscerlo, ma lì veramente le risorse sono veramente, veramente tante, no? Per cui è importante, a mio avviso, prima domandiamoci se può avere senso utilizzare certi strumenti, quali sono gli strumenti più efficaci anche in termini di facilità di utilizzo e come il valore aggiunto che possono portare nella mia attività. Perché il valore aggiunto non deve essere quello di mostrare uno strumento, no? Ma deve essere quello di facilitare un processo. Perché altrimenti farei pubblicità magari all'azienda che produce, che commercializza lo strumento stesso, e non è quello l'obiettivo. Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo con te. Spesso utilizziamo strumenti solo perché ne abbiamo sentito parlare e perché ce ne hanno parlato, ma magari per la nostra strategia, per i nostri obiettivi, non è quello che fa al meglio per noi. E poi tu hai toccato un altro punto, che è quello tutti quanti abbiamo in mano gli strumenti,
Bisogna anche saperle utilizzare con la giusta professionalità, nel giusto modo e saperne sfruttare al meglio le potenzialità. Non basta aprire un account Zoom per dire da oggi sono un formatore digitale, Assolutamente. serve anche un pochino di quella formazione del formatore stesso all'utilizzo degli strumenti e a capire quale strumento è più adatto per lui. Ecco, un'altra cosa che io proprio da questo punto di vista consiglio sempre è cerchiamo di non perdere il focus, perché uno dei rischi del digitale è proprio quello di disperdersi in mille strumenti diversi. E questo è assolutamente normale, soprattutto all'inizio, quando magari ci lasciamo anche affascinare un po' da tutti questi strumenti. Ecco, cerchiamo magari di sceglierne alcuni, sperimentarli e non disperdere troppo le energie, perché poi effettivamente può diventare anche dispersivo, no? Quindi decidiamo su cosa metterci alla prova, in qualche modo, su cosa focalizzarci e rimaniamo lì, cercando di integrare, così rispondo anche alla domanda che ho visto, cerchiamo anche di integrare le modalità differenti. Cosa significa? Non Leggiamo una posso. domanda che magari Sì, vai, vai. Luisa chiede come agevolare l'utilizzo di canali percettivi differenti per ridurre lo stress da iperconnessione e presenza costante a video che caratterizza la modalità attuale di lavoro e anche la formazione in digitale. Allora, a mio avviso la parola chiave qui è varietà e integrazione. Cioè, cosa significa? Variare il più possibile il tipo di anche contenuto, di format che utilizziamo. Quindi non utilizzare, è una banalità, ma è fondamentale questo, non utilizzare, ad esempio, in un webinar, un'attività come quella che abbiamo fatto questa mattina, un numero eccessivo di slide con tantissimo contenuto, ma focalizzarsi su quelle che sono veramente le informazioni veramente importanti che è fondamentale scrivere, perché se non è fondamentale possiamo anche non farlo. Possiamo anche accompagnare le persone senza che ci sia necessariamente, come dire, bisogno di seguire a video tutto quello che stiamo dicendo, perché quello che ho raccontato io questa mattina, ho cercato di farlo veramente con poche slide, magari non ci sono riuscita, ma l'obiettivo era questo, con poche slide e sarebbe stato possibile in qualche modo seguirmi anche senza leggerlo. Quindi non costringiamo le persone ad avere, ovviamente dipende anche dal tipo di contenuto che stiamo trattando. Se siamo in una dimensione molto tecnica, è ovvio che alcune cose vanno necessariamente proiettate, vanno scritte, ma quanto più è possibile cerchiamo di permettere alle persone di seguirci anche senza leggere, imparare a memoria ogni singola virgola di ogni singola slide. Il famoso concetto di ridurre il più possibile i contenuti a video rimane sempre un concetto, a mio avviso, fondamentale, basico ma fondamentale. Nel frattempo ti chiedono, grazie, Angela ti scrive, grazie, intervento utile anche a vincere le resistenze culturali. È possibile avere una bibliografia essenziale? Allora, bibliografia essenziale è il mio sito, luciarosati.it, lì trovate tutta una serie di riflessioni su queste cose. Approfittiamo proprio per citare questo, perché in effetti bibliografia tradizionale non è semplicissimo proprio perché stiamo parlando di temi in continua evoluzione. Quindi, soprattutto sull'uso degli strumenti si trova poco, perché gli strumenti, lo sapete tutti, sono molti dei quali sono veramente molto, molto nuovi, quindi anche a rischio di obsolescenza molto rapida, no? Se vogliamo, quindi è Sì. più utile magari cercare online. Spesso il rischio appunto di testi Parlare scritti. di cose vecchie. Esatto. Quando pubblichi un libro su queste tematiche, spesso dopo 1 o 2 anni al massimo, non dico che è da buttare perché i concetti alla base poi rimangono sempre gli stessi, applicati a piattaforme differenti, però ovviamente vanno applicati a piattaforme differenti, per cui tutta una serie di concetti vanno ripensati e vanno plasmati secondo quelle che sono le evoluzioni anche tecnologiche. Un'altra domanda? Sì. Floriana dice: nella formazione online quanto è utile che anche gli allievi si mostrino in webcam? Allora, a mio avviso, se stiamo, dipende ovviamente sempre dal contesto e dalle dimensioni, però se stiamo parlando di un percorso che si in qualche modo struttura nel tempo, quindi c'è proprio la logica della
sequenza della modularità anche, e il numero di partecipanti è gestibile, quindi dal mio punto di vista intorno ai 20-25 al massimo partecipanti, e lì si parla di aula, quindi è un contesto, diciamo, ben preciso, in quel caso secondo me è importante che ci sia questa possibilità. Se andiamo su numeri più impegnativi, è ovvio che diventa molto molto caotico. Dipende anche dal livello di maturità dell'aula stessa. Se lavoriamo con persone motivate, persone mature, che sanno anche gestire la parte audio e video, allora possiamo farlo. Se dobbiamo passare tutto il tempo poi a disattivare i microfoni, conviene non farlo e andiamo in maniera un pochettino più unidirezionale. Quindi sta anche nella nostra delicatezza capire, anche in base a chi abbiamo davanti, quanto lasciarli liberi o meno. Poi quando è possibile... Posso permettermi, dipende anche molto dalla tematica che vogliamo trattare e dalla tipologia di lezione che vogliamo fare. Se deve essere una lezione interattiva, allora a quel punto le webcam e i microfoni accesi sono fondamentali. Sono quasi fondamentali, perché attraverso la chat comunque non c'è quella relazione che c'è nel parlare tra persone vere e proprie. Poi dipende da noi quanto riusciamo, in base a quello che diceva giustamente Michele, in base anche al tema, quanto riusciamo a rendere tutto interattivo. Il concetto alla base è che online c'è un bisogno ancora maggiore di interazione rispetto che in aula, perché manca il contatto umano. Allo stesso modo spesso magari ce n'è troppa e, come dicevi tu, si ricade in fenomeni spiacevoli all'interno del quale sei costretto a mettere in muto persone. A volte diventa spiacevole anche da gestire. Quindi. Sì, assolutamente. Abbiamo visto moltissimi video andare virali ultimamente di conference call, lezioni, video lezioni finite male, e per cui è un pochettino anche il terrore, credo, del formatore stesso che si approccia a queste nuove tecnologie. Le variabili da gestire sono tante anche da questo punto di vista, quindi è indubbiamente anche l'esperienza che ci aiuta poi a scegliere, no? Di volta in volta come...